quarta. La parte invece di bassista, entriamo nel mondo delle materie prime per quella, diciamo, materia prima per eccellenza che è il gold, quindi andiamo sui metalli, in questo caso è uno short, convinzione Uno 3. short, ok, uno short sull'oro. Da qui allora una domanda perché mi viene da dire: abbiamo iniziato a sentire nelle ultime settimane qualche riflessione sul potenziale rischio inflattivo. E questo, soprattutto nel mese di marzo, quando cambierà il basket in America, sarà un tema probabilmente ancora più caldo. Però in tutto ciò non abbiamo visto un oro brillare, è stato uno dei protagonisti nel 2020 e ovviamente lo sappiamo e lo capiamo perché in un momento di difficoltà e di rischi economici poteva avere assolutamente un senso andare a incrementare. Tu come consideri in questo caso l'oro e soprattutto quali sono dal tuo punto di vista le motivazioni che non lo fanno brillare? Sì, ho fatto uno short, sai perché? Perché tipicamente mi aspettavo che la ciclicità che ha sempre caratterizzato l'oro nel periodo sostanzialmente di fine anno, inizio anno nuovo, parlava di insomma, di un movimento che mi aspettavo più incisivo al rialzo. Quindi il ragionamento è se non è riuscito a sfruttare, diciamo, questa sua peculiarità, adesso che entri in mesi, diciamo, tendenzialmente statisticamente meno favorevoli, potrebbe fare peggio e proseguire, diciamo, in questo andamento un po' ondivago. Perché ondivago? Perché il classico dualismo bene rifugio, mercati impauriti e si va sul petrolio, nonché l'inflazione che chiama un certo tipo di azione, si stanno un po' perdendo, no? Quindi si è un po' persa questa dicotomia molto rigida, e anche qui ho giocato un po' sul fatto che questo, diciamo, trend di bassista, non di lungo chiaramente, ma di breve, possa proseguire, e quindi che la debolezza sul petrolio, sul pardon, sull'oro, anche qui, nonostante tutto, prosegua. Chiaro, peraltro secondo me è sempre interessante andare a vedere le quotazioni dell'oro in dollari, ma poi andare a vedere anche in euro per capire, perché sappiamo il mercato dell'oro comunque ha un afflusso su base mondiale e probabilmente a pesare vi è anche qualche mancato acquisto di quelle realtà come India e Cina che sappiamo avere nell'oro e nella stagionalità, in tal senso anche un fattore di peso davvero rilevante. Quindi la strategia ce l'hai detta, è short, rivediamo i livelli operativi. I livelli sono un trade rischio e rendimento 1 a 1, sono stato un po' conservativo. L'ingresso short 1850 dollari, consente uno stop di 100 punti, quindi 1950 lo stop, e un target a 1700, quindi in realtà non è proprio 1 a 1, è 1 a 1 e mezzo, è che più una strategia, diciamo, ragionevole, cioè rischi 1 per avere un profitto atteso 1,5, è già una strategia più ragionevole. Qui ho messo una convenzione un po' più bassa, ti dico che non sono specializzato in questo tipo di asset class, non sono mai stato molto capace di tradare l'oro, e quindi sono un po' meno convinto rispetto agli altri tre strumenti su cui sicuramente ho più dimestichezza e feeling.